quel referendum costituzionale è stato trasformato in un referendum sul Premier, con un dibattito personalista che rischia di svuotare il dibattito nel merito. E lo dimostra il fatto che la campagna elettorale sia iniziata e che sia cominciato il tour all'interno anche degli atenei italiani, il tour propagandistico. Le posso garantire, ed è questo, diciamo, il tentativo di venire a confrontarsi qui o in altre sedi direttamente con i cittadini, è proprio quello di parlare di merito. Se però un governo che ha presentato le riforme costituzionali, su cui lei non è d'accordo che lo presentassimo noi, ma le abbiamo presentate, che ha chiesto la fiducia su questo, che ha lavorato per 2 anni con il Parlamento su questo, perde il referendum e dice vabbè, non è successo niente, amici come prima, credo che non sarebbe serio. Questo è un grosso problema, perché coltiva l'idea, che secondo me è foriera di gravi conseguenze, che questa riforma è una riforma partigiana, comunque la si voglia guardare, mentre invece quello che dobbiamo chiederci è se la riforma costituzionale migliora questa Costituzione e allora votiamo sì, o se riteniamo che non ha questo risultato, va non migliorando, la va respinta. Ma appunto non si possono sovrapporre le due cose. Però guardi, ho molto riflettuto su questo e una spiegazione me la sono data. Personalizzare così tanto il referendum è perfettamente coerente con il profilo politico di Matteo Renzi. Mi sarei stupito del contrario. Cioè un decisionista, un innovatore, qual è Matteo Renzi, non poteva che fare questo anche in questa occasione. Se ne assumerà le responsabilità, è perfettamente coerente con il suo profilo politico, ma appunto è lui che governa, è lui che assume queste decisioni e, diciamo, se viva Dio, sarà lui che ne sconterà tutte le conseguenze, sia se andrà bene per lui, sia se la cosa gli andrà male. Dal punto di vista costituzionalistico, vede, il referendum in sé è uno strumento plebiscitario, non dimentichiamocelo. Cioè, i nostri padri costituenti, in questo va dato merito ai nostri padri costituenti, quando hanno scritto le regole sulla riforma costituzionale, hanno stabilito che le riforme si fanno per mezzo del Parlamento, cioè per mezzo dei rappresentanti dei cittadini. Perché? Perché su un tema così complesso non possono i cittadini pronunciarsi direttamente. Però, siccome non erano dei sofisti e sapevano che non si poteva sempre avere quella larghissima maggioranza che pure si era verificata in Assemblea Costituente, hanno previsto una via di fuga per impedire che la Costituzione rimanesse paralizzata, perché questo va detto, la revisione costituzionale c'è proprio perché la Costituzione può essere modificata e aggiornata. E allora cosa hanno previsto? Se non si raggiunge quella che noi consideriamo la maggioranza preferibile, i 2/3 del Parlamento, e se la riforma viene approvata a maggioranza assoluta, e quindi in uno spazio molto prossimo alla maggioranza di governo, ecco allora sì che intervengano gli elettori. Però è un'eventualità, ed è un'eventualità che i costituenti hanno voluto depotenziare al massimo, dopo le spiego perché faccio questa accentuazione, hanno voluto depotenziare al massimo facendo sì che il referendum fosse un referendum tutto o niente, o sì o no, cioè un referendum su tutto il contenuto della riforma costituzionale. Ho fatto questo accenno perché si è molto discusso e si discute, e probabilmente si discuterà, no? Si deve votare tutta la riforma così com'è nel referendum o si può spacchettare in più quesiti il referendum? Non si può fare costituzionalmente, perché si aumenterebbe il carattere plebiscitario che è già implicito nel referendum, perché chi sceglie su che cosa, come spacchettare la proposta? Sulla base di quale criterio? Lo fanno gli elettori che presentano la proposta, lo fa l'ufficio centrale, lo fa la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, il Presidente, tutti avrebbero titolo. Solo che non si può fare, soprattutto perché appunto il referendum è già in sé uno strumento plebiscitario e dividerne i quesiti significa aumentarne le virtualità. Tra l'altro si potrebbe anche determinare l'assurdo che vengano fuori, no, a seconda del voto sì, voto no, delle norme del tutto incongruenti tra di loro. Magari, diciamo così, il Senato viene reso diverso dalla Camera, ma nel Senato non ci si mandano i consiglieri regionali o i sindaci, ma si fanno tutti i senatori a vita. Cioè si possono, o ad esempio, anziché abolire
le funzioni delle regioni, quindi lasciando tutto così inalterato, si mantiene però, si elimina il Senato, cioè la rappresentanza nazionale, aumentando i conflitti che ci sono ancora adesso. Quindi il referendum costituzionale è già in sé uno strumento plebiscitario. Se a questo aggiungiamo che chi governa svolge anche una funzione plebiscitaria, non è semplicemente un rappresentante del popolo. Tutti i leader che guidano dei governi non sono semplicemente rappresentativi, cioè espressione di interessi attraverso forme di selezione politiche, ma sono esse stessi espressioni di decisioni, cioè esprimono e rendono delle decisioni. E quindi quando un Presidente del Consiglio, come nel nostro caso, personalizza la competizione referendaria e getta benzina sul fuoco dell'elemento plebiscitario che è già implicito nel referendum, esaltandone ancora di più quegli elementi plebiscitari che invece i nostri costituenti avevano cercato di depotenziare al massimo. Quindi questo è un po' il quadro, però ecco, ripeto, io ritengo molto sbagliato, come cittadino ma anche come costituzionalista, questo esacerbare gli animi sia da chi si oppone legittimamente sia da chi da parte del governo invece è favorevole a questa riforma, altrettanto legittimamente lo fa, perché qui si confondono gli italiani, diciamoci la verità, perché si sposta il tema del referendum, non è una contesa politica tra quelli che sono a favore di Renzi e quelli che sono contrari a Renzi. Non è questo, perché se fosse questo, tanto vale andare a votare. Aveva giustamente ragione chi diceva il governo deve passare per le urne. Non stiamo decidendo se è legittima l'azione di governo di questo governo. Non è questo il referendum. Il referendum ha un oggetto diverso, è molto, secondo me, più importante e delicato per il tema. Ad oggetto la modifica della Costituzione. E sulla modifica della Costituzione, proprio perché la Costituzione è di tutti, tutti dobbiamo essere messi nella condizione per poter capirne il senso, farci un'idea liberamente, criticamente e poi autonomamente decidere quando si voterà nel referendum costituzionale.